Salve a tutti, sono Nicola Ferroni, ben trovati a Nuova Musica Antica. Continuiamo l'esplorazione dei sistemi di accordatura che derivano in qualche modo dal sistema pitagorico più antico. In particolare ne affronteremo oggi tre, sono collegati direttamente al sistema pitagorico ma presentano delle irregolarità nel temperamento di alcuni intervalli. Li espongo assieme perché sono in qualche modo collegati dal fatto che si basano tutti su modifiche apportate al sistema pitagorico per ottenere delle terze maggiori più eufoniche. In particolare sono sistemi che si basano sull'accordatura per intervalli puri, quinte pure e terze maggiori pure. E questo rende l'operazione molto semplice, non abbiamo bisogno di metronomo o accordatore elettronico, basta semplicemente l'orecchio e un po' di pazienza. Cominciamo con il sistema che fu proposto nel 1482 da Bartholomeus Ramis de Pareja, noto anche come Ramus de Pareja. Nella musica pratica, che fu edita a Bologna appunto nel 1482, il teorico si allontana dall'accordatura pitagorica effettuata sul monocordo cromatico tradizionale, proponendo delle modifiche a questo sistema in modo da accordare il monocordo costruendo un sistema di sei note, dalla bemolle, mi bemolle, si bemolle, fa, do, sino ad arrivare al sol, incatenandole in quinta pura. Questa è la parte comune con il sistema pitagorico. Le rimanenti note, cioè il re, il la, il mi, il si e il fa diesis e il do diesis, sono anch'esse separate da quinte pure, ma questa seconda serie di quinte pure è scalata verso il basso di un intero comma sintonico rispetto a quello che succede nel sistema pitagorico classico. In questo modo si generano quattro terze maggiori pure che compaiono sulle note si bemolle, fa, do e sol. Lo schisma che rimane, dovuto alla differenza fra comma sintonico e comma pitagorico, si scarica in una sesta diminuita fra do diesis e la bemolle. E questa suddivisione dell'ottava fu pensata da Ramus de Pareja per il solo motivo di semplificare la costruzione del monocordo. E stando alle sue parole, il sistema pitagorico classico, quello per intenderci illustrato da Boezio, dice Ramos, è utile e allettante per i teorici, ma è noioso per i cantanti ed è anche impervio da realizzare. Dunque, il punto di partenza è il La, che noi prendiamo come riferimento per costruire la serie di quinte pure verso il basso e verso l'alto. La Re pura. Diesis pura.
questo punto ci fermiamo perché il do diesis con il la bemolle presenta lo schisma. Quindi procediamo nell'altra direzione. Abbiamo detto la mi pura, la re pura, e a questo punto accordiamo in terza maggiore pura le quattro terze si, sol. Il si è buono, accordiamo il sol. Se il si mi è pura, accordiamo in terza pura anche il do con il mi. Per conseguenza la quinta do sol deve essere pura. Ora la quarta do fa deve essere accordata pura e di conseguenza la terza maggiore fa la deve essere accordata pura. Vediamo il fa con il la. Accordare la quarta fa si bemolle pura. Mi bemolle, si bemolle pura. Mi bemolle, la bemolle pura. Fra do diesis e la bemolle si scarica lo schisma di differenza fra comma pitagorico e comma sintonico e la quinta quindi, o sesta diminuita, risulterà quasi pura. Ha un leggero battimento di due sens causato dalla differenza appunto di due sens. Il sistema è molto semplice da realizzare e permette di creare uno scomparto che può essere facilmente trasferito alle ottave superiori ed inferiori per mezzo del controllo degli intervalli di quarta, quinta e di terza maggiore pura che devono essere privi di battimenti. Il sistema, abbiamo detto, presenta terze maggiori pure,
Do mi, Fa la, Sol si e Re si bemolle. La quinta Sol Re, quarta Re Sol è molto stretta, è stretta di un comma sintonico. Le tonalità sono abbastanza definite in questo modo. La differenza fra le quinte pure e la quinta temperata permette una certa differenziazione fra alcune tonalità. Do maggiore, Re maggiore, Mi maggiore, Si bemolle maggiore, La maggiore, Do diesis maggiore, Passiamo poi a un secondo sistema di accordatura interessante che fu scoperto nella biblioteca universitaria di Erlangen in Germania in un manoscritto di area tedesca che risale alla seconda metà del 400. Il titolo di questo manoscritto è Pro clavicordis facendis. E questo metodo espone un tipo di accordatura che si avvicina abbastanza a quello proposto da Ramis de Pareja. Presenta tra Si e Do un semitono che vale 16 quindicesimi, presenta la quarta Si Mi che vale 4 terzi, una quarta pura, e una sesta minore pura Si Sol che vale 8 quinti. Abbiamo una serie di quinte pure verso l'ordine dei bemolli che si estende sino al Sol bemolle, seguono una terza maggiore pura discendente, Sol bemolle, Mi doppio bemolle, e quindi una quinta pura ascendente, Mi doppio bemolle, Si doppio bemolle. Se vogliamo semplificarci l'accordatura, trattiamo inarmonicamente questo Sol bemolle, lo trasformiamo in Fa diesis e automaticamente otteniamo il metodo per accordare con semplicità. Partendo da La, creiamo una quinta pura, Re, La. Sulla quinta Re La teniamo buono il Re e accordiamo il Fa diesis in terza maggiore pura. Da
questo fa diesis per quarte e quinte pure saliamo sino al sol. Fa diesis, do diesis. Sol si, se è pura. Maggiore.
quarta Mi La, c'è il comma sintonico di troppo, ma la terza maggiore, la Do diesis, è pura. Il terzo e ultimo esempio che vi propongo oggi fu elaborato e proposto nel 1518 da Grammatius, un teorico matematico di area tedesca, che propose di dividere il comma pitagorico in due metà uguali, equivalenti a 11,7 sens per la precisione. Noi approssimiamo a 12 sens il valore e otteniamo così due quinte di 690 sens strette, sono la quinta Si bemolle Fa e la quinta Si Fa diesis. In questo modo otteniamo 8 terze maggiori che sono poco più larghe del valore naturale, sono di 396 sens. Purtroppo queste terze quasi pure sono disposte lontano dalle tonalità maggiormente usate. Tre di esse, il Fa, il Do e il Sol maggiore, presentano una terza maggiore pitagorica e quindi sono piuttosto ostiche. Le quinte, diciamo, del lupo sono abbastanza temperate, non così fastidiose come la quinta o sesta diminuita che chiude il giro nel sistema pitagorico classico. Proprio per la semplicità di realizzazione e per il fatto che le tonalità acquisiscono un certo peculiare carattere, per il fatto che poi questo sistema è in qualche modo circolante, cioè permette di modulare da una tonalità all'altra, dicevo, è l'unico dei tre che ho presentato oggi in grado di soddisfare esigenze di prassi esecutiva moderna, e è stato in qualche modo adottato con una certa fortuna nell'esecuzione della letteratura virginalistica di epoca elisabettiana, e penso in particolare al Fitzwilliam Virginal Book. Per realizzare questo sistema si parte dal La e si accordano per quinte e quarte pure le note Re, Sol, Do, Fa, e verso l'ordine dei diesis si accordano il Mi e il Si in quarta e quinta pura con il La. Dunque partiamo dal La, quinta La Re, la quinta è pura, Re Sol quarta pura, Sol Do quinta pura, Do Fa quinta pura, quarta pura. Partendo da La, accordiamo la quarta, la Mi pura, e la quinta, Mi Si pura. Per continuare nel circolo delle quinte, dobbiamo avvalerci ora di una terza maggiore, Re Fa diesis, che accorderemo inizialmente pura. Questa terza maggiore pura deve essere ulteriormente allargata verso i 396 sens della tabella teorica, e per ottenere questo dovremmo controllare l'intervallo legato ad esso, Fa diesis Si. In questo momento batte molto, dobbiamo stringerlo così da ottenere un numero di battimenti di poco superiore rispetto all'intervallo Re Fa diesis.
Quindi intervenendo sul fa diesis stringiamo la quarta fa diesis si e allarghiamo la terza re fa diesis. Le controlliamo costantemente per portare la terza maggiore re fa diesis a un numero di battimenti di poco inferiore, sensibilmente inferiore alla quarta fa diesis si. Controllo la quarta, è ancora molto veloce, quindi la rallento un po'. Controllo la terza. Ulteriormente alzo il fa diesis. Mi avvalgo del fa diesis come punto di partenza per la successiva serie di quarte e quinte pure. Accordo puro il fa do diesis. Il do diesis sol. Il sol diesis re diesis o mi bemolle. E il re diesis si bemolle. Posso ora controllare, confrontandole fra loro, la quarta fa si bemolle e la quarta fa diesis si. Che devono avere all'incirca lo stesso numero di battimenti, cioè devono essere praticamente uguali. Questo è il sistema così come si riesce ad accordare ad orecchio. Lavorando con un accordatore elettronico è possibile migliorare questo tipo di accordatura e portare maggiore precisione nel temperamento delle due quinte in questione. Però dal lato pratico questo tipo di accordatura è già sufficiente per l'esecuzione della letteratura antica. La tonalità di Do maggiore, quella di Fa maggiore e quella di Sol maggiore presentano la terza pitagorica, mentre altre tonalità presentano una terza maggiore leggermente larga rispetto all'intervallo naturale, ma più gradevole. Questo è il Si bemolle maggiore, questo è il Mi bemolle maggiore. Questo è il Do diesis maggiore, il La maggiore, il Re maggiore. Con questa ultima dimostrazione termina la serie che ho dedicato alla evoluzione del sistema pitagorico. Nei prossimi incontri affronteremo invece l'evoluzione del sistema mesotonico a un quarto di comma sintonico, che presenta alcuni aspetti piuttosto interessanti e alcune ricadute pratiche di notevole interesse. Per oggi è tutto, la puntata termina qui, vi invito alla prossima occasione, troverete i link nel riquadro sottostante per abbonarvi al mio canale Nuova Musica Antica e per seguirmi sui social network e sul mio sito. Alla prossima!